L'America vince le guerre che intraprende. Non lasciatevi trarre in inganno. Noi abbiamo dichiarato guerra all'ignoranza. Abbiamo dichiarato guerra alla povertà. Abbiamo dichiarato guerra alla malattia. E abbiamo dichiarato guerra alla tirannia e all'aggressione. E non solo difendiamo queste cose, ma per esse siamo pronti a morire. ...1965. Per la prima volta, nordvietnamiti e americani stanno per affrontarsi in una grande battaglia faccia a faccia, nella vallata di Ya Trang. ...1965. Per la prima volta, dei B-52, giganti dell'aria, intervengono sul Vietnam del Nord. ...1965. Per la prima volta, l'America prende coscienza che quella del Vietnam è una vera guerra. Quanti di quelli che mi ascoltano questa sera hanno prestato servizio in altre guerre? Quanti non sono più qui ad ascoltarmi? La guerra del Vietnam non assomiglia a queste altre guerre. Eppure, in fin dei conti, la guerra è sempre la stessa cosa. Per dei giovani significa morire nel fiore degli anni, cercando di uccidere un altro uomo, che non si può neppure odiare perché non lo si conosce abbastanza. E così, sapere che c'è ancora una guerra da qualche parte equivale a sapere che la pazzia è sempre di questo mondo. Come ci è arrivata l'America? Nel 1945, dopo 100 anni di regime colonialista e 7 anni di guerra d'Indocina contro la Francia, il Laos, la Cambogia e il Vietnam sono diventati indipendenti. Ma il Vietnam è stato tagliato in due parti lungo il 17° parallelo. A nord, uno stato comunista, capitale Hanoi. A sud, uno stato nazionalista, capitale Saigon. Secondo gli accordi di Ginevra, il paese deve essere riunificato e entro 2 anni devono essere effettuate delle elezioni generali, ma gli Stati Uniti e il Vietnam del Sud si sono rifiutati di firmare questi accordi. 1955. Hanoi non smette di celebrare la sua vittoria sul colonialismo francese. Il Vietnam del Nord è diventato una repubblica popolare sulla base del modello cinese. Un regime di ferro, forgiato dalla guerra e per la guerra. I suoi dirigenti trionfano. Il vecchio lottatore Ho Chi Minh, lo zio Ho. Il primo ministro Phan Van Dong e Giap, l'ex professore di storia divenuto generale. La guerra è costata cara. Più di 1 milione di morti, si dice. Ma adesso bisogna costruire il futuro.
La prima grande questione è la riforma agraria. Il modello cinese viene scrupolosamente copiato. I processi dei grandi proprietari terrieri vengono organizzati davanti ai tribunali del popolo. La regia è made in Pechino. Quindicimila di loro sarebbero stati in questo modo condannati e giustiziati. Nel 1956 il partito definirà questi processi spiacevoli errori. Per la divisione delle terre e del bestiame in compenso viene copiato il modello russo. In questo caso la regia è assicurata dai cineasti sovietici. Nel 1956, un anno dopo, il paese è scosso da rivolte contadine. 50.000 contadini saranno giustiziati. Questa riforma agraria è una sconfitta cocente per Hanoi e per Ho Chi Minh. Dal 1954 un milione di contadini, in maggioranza cattolici, sono fuggiti dal regime comunista e hanno lasciato il Vietnam del Nord con l'esercito francese. A Haiphong, aerei e imbarcazioni francesi facevano la spola aiutati dalla marina americana. È stato detto a questi contadini che la Vergine Maria era partita per il sud. Protestano i comunisti. Hanno abusato delle loro superstizioni e accusano i preti e gli agenti segreti americani. Non importa. Quelli che sono partiti con imbarcazioni a remi nel 1954 erano proprio i primi boat people. Nel sud si installeranno per parrocchie e formeranno i forti nuclei della resistenza anticomunista e il sostegno al regime cattolico di Diem a Saigon. Niu Dinh Diem, proveniente da una famiglia di grandi mandarini cattolici, è un accanito nazionalista. Nel 1933 è stato nominato ministro dell'imperatore Bao Dai, ma si è scontrato con i francesi. Da quel giorno li detesta. Durante la guerra si è rifugiato negli Stati Uniti in un seminario di gesuiti del New Jersey. È lì che padre John Keegan l'ha conosciuto. Era un personaggio misterioso. Noi non sapevamo esattamente chi fosse. Lavava i piatti con noi. Eravamo impressionati dalla sua devozione. I seminaristi si alzavano alle 5:30 del mattino e Diem era già sul suo inginocchiatoio a meditare. Ogni mattina assisteva alla messa, in modo molto pio, e alla fine si fermava a pregare. Insomma, viveva come un monaco. Protetto dagli americani, Diem è stato nominato primo ministro durante la conferenza di Ginevra. Il presidente Eisenhower, che lo accoglie a Washington, spera che Diem possa creare uno stato libero, indipendente e democratico nel Vietnam del Sud. Mr. President, it is a great joy for me to be again in Washington. La Francia ha perso la faccia dopo la disfatta di Diem Bien Phu e in ogni modo, agli occhi degli americani, è marchiata col sigillo dell'infamia, il colonialismo. L'America, dunque, sta per effettuare il cambio della guardia. A Saigon, Diem ha un'eminenza grigia, il capo dei servizi segreti della CIA, il famoso colonnello Lansdale, che è servito da modello allo scrittore inglese Graham Greene per il suo celebre romanzo Il tranquillo americano. Lansdale e Diem sono d'accordo su un punto. Bisogna sbarazzarsi dei francesi e prima di tutto del loro uomo in carica a Saigon, il generale Nguyen Van Hin, ex colonnello dell'esercito francese e comandante in capo dell'esercito del Vietnam del Sud, che complotta contro Diem. Il nuovo ambasciatore americano a Saigon, nominato da Eisenhower, il generale Lawton Collins, sta per assumere questo incarico. E senza troppi riguardi, come racconta ingenuamente oggi. Ho fermato tutto velocemente, ve lo garantisco. Hin ha detto che sarebbe rimasto al suo posto e ha insinuato che avrebbe fomentato una ribellione. Io gli garantii che se avesse fatto ciò, ogni aiuto militare americano sarebbe immediatamente cessato. Infine, facendo pressione su di lui, in una settimana ho ottenuto che se ne andasse. Infatti non l'ho più rivisto. As a matter of fact, he never returned again.
In due anni, Ziem depone l'imperatore Bao Dai, proclama la Repubblica e esige la partenza definitiva e totale delle truppe francesi dal Vietnam del Sud. In effetti, la Francia, rappresentata dal generale Ely, ha fretta di lasciare l'Indocina. Si sta invischiando in un'altra guerra, lontano da qui, in Algeria. In conclusione, Ziem, con l'approvazione degli americani, si rifiuta di organizzare le elezioni generali previste dagli accordi di Ginevra. Eccolo infine padrone da solo. Gli americani hanno mandato 350 istruttori nel Vietnam del Sud per rimpiazzare gli istruttori francesi. 350 uomini non sono molti, ma in quel giorno lo zio Sam ha messo il suo ditino nell'ingranaggio. Ziem, celibe come un monaco, non conosce che una fedeltà, la famiglia. Il suo regno è quello di un clan, il clan degli Ngu. Quattro fratelli, uno è stato ucciso dal Viet Minh, un altro è vescovo, un altro è governatore di provincia e l'ultimo è l'uomo forte della famiglia e l'eminenza grigia del regime, Ngo Dinh Nhu. Per lottare contro il comunismo, Nhu utilizza gli stessi metodi di Hanoi, polizia segreta e pugno di ferro. In nome di un'altra ideologia, il cattolicesimo. Sua moglie, l'incantevole signora Nhu, la passionaria del regime, usa le parole come dinamite. Ha fatto proibire il divorzio e il ballo alle donne. A partire dal 1957, la resistenza comunista è lentamente ripresa nel sud. Alcuni gruppi di partigiani hanno dissotterrato le armi nascoste nel 1954, assassinano gli spioni governativi e sabotano le vie ferrate. La repressione è feroce, non c'è pietà per i fratelli perduti. E tutto ricomincia da capo. È l'ingranaggio della guerra civile. A partire dal 1959, Hanoi decide di riprendere la lotta armata e di inviare volontari e materiale nel sud. Dal 1959 nasceranno delle nuove piste Ho Chi Minh. Dapprima si tratta di semplici sentieri attraverso la foresta, che nella maggioranza dei casi attraversano le selvagge regioni del Laos e della Cambogia. Nel 1960 nasce il Fronte Nazionale di Liberazione, soprannominato il Viet Cong. Esso organizza nel delta attorno a Saigon delle macchie equipaggiate, secondo la tradizione, con delle armi prese al nemico. E ben presto il delta si deteriora. Negli Stati Uniti, il giovane presidente John Kennedy, un cattolico, è succeduto a Eisenhower. Egli rappresenta una nuova generazione, un nuovo stile. Come risponderà alla sfida comunista nel mondo e particolarmente al Vietnam? Il Vietnam del Sud è attaccato da una parte da un solo assassino, da un'altra da una banda di guerriglieri, recentemente da interi battaglioni. Le frontiere pacifiche della Birmania, della Cambogia e dell'India sono costantemente violate. Il popolo pacifico del Laos rischia di perdere la sua indipendenza, che ha conquistato da poco. Nessuno può fare a meno di qualificare queste guerre come guerre di liberazione. K.
Kennedy, il cattolico, manda il suo vicepresidente Lyndon Johnson a Saigon per offrire il suo appoggio a Diem, il cattolico, di cui è stato uno dei primi sostenitori negli Stati Uniti. Trascinato dall'atmosfera generale, Johnson giunge a paragonare Diem a Churchill. Dite loro che durante la battaglia d'Inghilterra, mentre le nuvole si accumulavano sulla piccola isola inglese, Churchill aveva detto: lotteremo nelle strade, nei vicoli. L'entourage di Kennedy, composto dagli intellettuali più brillanti d'America, elabora una nuova strategia, la guerra speciale, di cui queste sono le grandi manovre. Così nascono i berretti verdi. Alla guerriglia bisogna rispondere con la guerriglia, ai dirty tricks, i colpi a tradimento, con i colpi a tradimento. Le forze speciali americane porteranno le forze speciali dei paesi minacciati a combattere i partigiani comunisti con i loro stessi metodi. La prima esperienza della guerra speciale si svolge nel Laos. Il suo governo è neutralista, ma la metà del suo territorio è controllata da alcune macchie comuniste nel Pakat Lao, alleate di Hanoi. Per di qua passa la pista di Ho Chi Minh. Guerra speciale, uguale guerra segreta. Ma nella capitale vietnamita, i gorilla della CIA si riconoscono a chilometri di distanza. Same time, we will yell at the top of our lungs. We will move. It's a fear. It makes the man scared, you know? Fear. Ma disdetta, le forze speciali del Laos non sembrano troppo convinte né troppo convincenti. Una curiosa compagnia aerea, Air America, il cui solo azionista è la CIA e i cui piloti sono mercenari, effettua misteriose missioni di lanci con paracadute. Per 8 anni, l'aviazione americana bombarderà segretamente la pista Ho Chi Minh, che attraversa il Laos. Nel Vietnam del Sud, il presidente Kennedy invia 7.500 berretti verdi per condurre la guerra speciale. Nel 1963 ci saranno 16.000 americani nel Vietnam e centinaia di elicotteri, arma terribile per la caccia agli uomini delle macchie, con piloti che fungono da strani consulenti militari. Gli uomini delle macchie, dapprima terrorizzati, impareranno poi a difendersi dagli elicotteri e nel corso della guerra ne abbatteranno a migliaia. No, la guerra speciale non ferma i Vietcong. Allora New e gli americani adottano una tattica nuova, le frazioni strategiche. Il principio, radunare la popolazione in alcuni villaggi circondati da fortificazioni che impediscono ai Vietcong di penetrare.
In due anni vengono costruite migliaia di frazioni strategiche, ma invano. Il solo risultato è che i contadini le considerano come prigioni. Gli americani cominciano a disperare di Diem, che si rifiuta di ascoltare e che si fa detestare da tutti. Anche l'esercito vuole sbarazzarsi di lui. All'inizio del 1962, due piloti bombardano il palazzo di Norodom. Per un istante, il regime vacilla. Ma la signora New non cede al panico. Dice... Era accaduta una bomba proprio di fianco a me. Era grossa così, come un maialino. Era proprio là, e anch'io ero là. Non avevo visto nulla. Non ha paura della morte? Io? Oh no, assolutamente. Se avessi paura della morte potrei anche suicidarmi. Da queste parti la morte è una compagna costante. E se io la tenessi, non potrei più fare niente. Sanno i buddhisti a infliggere un colpo decisivo al cattolico Diem. Nella primavera del 1963 manifestano per la libertà di culto e per protestare contro le persecuzioni di cui si dicono vittime. Uno di loro, Ti Quang Duc, si sacrificherà dandosi fuoco. Un rito tradizionale che fa inorridire il mondo intero. Il venerabile Quang Duc ha deciso di fare del suo corpo una torcia vivente per dare luce alla nostra battaglia. L'ho visto scendere dalla macchina e sedersi nella posizione del lotto. Un monaco lo ha aiutato a bagnarsi di benzina. E il suo corpo è scomparso in una grande fiammata. L'indomani questa fotografia si trovava sulla scrivania di Kennedy. Improvvisamente il Vietnam era una notizia da prima pagina per tutti i giornali e diventava un affare di Stato. L'America era scossa. Tanto più che la signora New aggiungeva lo scandalo all'orrore, qualificando il gesto con il nome di barbecue. Dice... Che cosa hanno fatto i buddhisti? Hanno semplicemente fatto un barbecue con uno dei loro monaci, al quale avevano riempito la testa. E non avevano neppure il mezzo di realizzare questo barbecue, visto che hanno dovuto servirsi di benzina importata. L'America è indignata. I buddhisti ne approfittano astutamente. Tutti i loro striscioni scritti in inglese, lingua che non parlano minimamente, sono destinati alle telecamere della televisione americana. L'affare buddista, così come la causa studentesca, sono stati montati pezzo su pezzo. Due avvenimenti orchestrati dal potere. In questo modo si è manovrata l'opinione nazionale e internazionale contro il governo del Vietnam del Sud. Questo semplicemente perché il governo era anticomunista e perché si rifiutava di comportarsi in modo stupido. Dopo altre manifestazioni, dopo altri suicidi con il fuoco, durante l'estate l'esercito decide che bisogna sbarazzarsi di Diem. Tre generali preparano un colpo di Stato, ma hanno bisogno del nulla osta degli americani, come spiega uno di loro, il generale Tran Van Don. Vogliamo essere sicuri che se riusciremo nel colpo di Stato, avremo il sostegno degli americani. Perché noi abbiamo bisogno del loro aiuto per continuare la guerra. Diem è al corrente del complotto. Gli americani lo supplicano di licenziare suo fratello New. Diem rifiuta. Gli propongono un aereo per abbandonare il paese. Rifiuta. Allora gli americani lo piantano. Avete il nulla osta, annuncia ai generali il rappresentante della CIA, Lucien Conin, che oggi lo riconosce volentieri. Non ho conservato punti sulle date esatte delle conversazioni, ma so che a un certo punto, alla vigilia del colpo di Stato, ho dato loro il nulla osta, secondo le istruzioni del mio governo.
Il primo novembre 1963 i carri armati dei generali del colpo di Stato prendono posizione nella città. I 16.000 consiglieri militari americani nel Vietnam hanno la loro stazione radio a Saigon. Questa annuncia il coprifuoco e chiede loro di non mescolarsi a ciò che succede per le strade. Durante la notte i carri armati dei generali si dirigono verso il palazzo dove si è rifugiato Zien. La signora New, che è in visita ufficiale negli Stati Uniti, risponde ai giornalisti che le domandano se ha intenzione di chiedere asilo politico. Mai. Non posso restare in un paese che pugnala le spalle il mio governo. E prima di tutto, non credo che il colpo di Stato potrà riuscire. Sono sicura che non riuscirà mai. La signora New si sbaglia. I paracadutisti stanno mangiando i suoi cioccolatini e stanno saccheggiando il palazzo dove si è installata la giunta dei generali. Ma dove sono Diem e New? Si chiedeva il generale Tran Van Don. Una delle persone del gruppo che era stato mandato a prendere i due fratelli era un generale chiamato Mai U Wan. Si affacciò alla porta dell'ufficio, fece il saluto e disse a Big Min: missione compiuta. I due fratelli si erano rifugiati in una chiesa cattolica del quartiere cinese di Sholon. Lì dei soldati li hanno ritrovati, li hanno incatenati all'interno di un furgone blindato e li hanno giustiziati. Termina in questo modo il regno molto cattolico della famiglia New, una fine di cui molti americani si sentono responsabili, come l'ambasciatore Notting. Il mio punto di vista è che anche a questo punto avremmo fatto meglio a sostenere il governo legale, o perlomeno avremmo dovuto avvertirlo che la nostra politica era cambiata. Io non penso che sia stato né giusto né leale né onorevole comportarsi in questo modo con un governo che era nostro alleato da 9 anni. Anche la signora New, che oggi vive modestamente in esilio a Roma, accusa gli Stati Uniti. È come dite voi, l'arroganza, tutto ciò che deriva dall'arroganza. Gli Stati Uniti erano convinti di possedere la verità. Per noi avevano solo disprezzo. Il presidente Kennedy, cattolico e liberale, aveva deciso la partenza di Diem. Per il Vietnam aveva scelto una soluzione militare e non più politica. L'ultimo passo verso la guerra era compiuto. Tre settimane dopo a Dallas, anche egli veniva assassinato. Nel corso del suo funerale, gli americani si ricordavano allora di ciò che aveva dichiarato nel giorno della sua ascesa al potere. Ogni nazione, sia che ci ami, sia che non ci ami, deve sapere che noi siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo, a portare qualsiasi fardello, ad affrontare qualsiasi prova, a sostenere qualsiasi amico, a combattere contro qualsiasi nemico, al fine di assicurare la vittoria della libertà. Nel momento in cui gli succede il vicepresidente Johnson, il Vietnam ha già il destino segnato.